E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, molto speciale perché non ce l'avevo in programma fra i video comunque che dovevo ricaricare, perché è un video nuovo, diciamo fra virgolette. È un video in cui vi farò vedere dei commenti del 2019 e comunque delle cose riguardo il canale che avevo ai tempi. Nel 2019 ne ho avuto uno nel 2016, uno nel 2017, anzi, sì, uno nel 2017, un altro nel 2018 e poi Jason Master, il canale di Minecraft del 2019 che è durato abbastanza, credo fino al 2020, dove poi l'ho cambiato. Non so perché, e mi è dispiaciuto perché avrei potuto continuare lì e fare altri video. L'ho fatto, il fatto di cancellarlo o comunque cambiare il tutto, eccetera, perché mi sembrava che i video che facessi non fossero belli e cose del genere, quindi mi sono un po' rassegnato e ho deciso di chiudere e di fare altro, ecco, diciamo. Avevo anche perso un po' interesse e mi sono detto, faccio altro. Però Gmail, ovviamente perché io non cancello mai nulla di quello che mi viene come mail, ho tutte le mail di allora. E allora, controllando, non voglio far vedere, diciamo, tutto, 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 perché poi si vedrebbe anche la mail, eccetera, che poi tanto non è più quella che uso ora, anche perché l'account di Minecraft è andato per vari motivi personali, ma comunque, ad esempio, ci sarebbe questo, vediamo come potrei mostrarlo. Allora, se metto così e vado qua, eccolo qua. Questo era uno dei video, l'ho messo il 12 aprile 2019, cioè oppure il giorno prima, e questo in realtà era un mio ex amico che in realtà mi ci sono sentito l'ultima volta a gennaio. E semplicemente ha cambiato strada e tutto, e quindi non è più come prima, ed è per quello che non ci siamo più sentiti. Niente litigate o cose, semplicemente abbiamo preso una strada diversa. E questo era un suo commento che aveva messo. E vabbè, un po' un commento comunque simpatico riguardo al modo di parlare che avevo nel video del 2017 Minecraft Isle First Vlog, che era uno dei vlog che avevo fatto per quanto riguarda quel fanmade di gioco che avevo creato nel 2017. Poi l'ho rimesso nel 2018 per la prima volta e poi nel 2019. E qua un altro, sempre di lui, che poi era anche conosciuto in realtà varie volte come canale, perché in realtà appariva varie volte anche in vari video di certe persone perché lui adorava fare battute e quindi era molto conosciuto, credo, soprattutto per quello. E vabbè, anche questo commento, poi ne ha fatto un altro, credo, che era questo. Vabbè, ci stava. Poi, allora, vi ricordate nel video, quelle volte che testai tutte le mie ultime mod di Minecraft, che credo di cambiare il titolo in quella volta perché suona meglio. Vi ho mostrato comunque vari video di persone che provavano le mie mod, e questo era uno di quelli. E il 20 aprile del 2019 gli ho detto comunque che se voleva poteva testare anche altre mod mie, quella di Null, eccetera, e gliel'ho detto e lui mi ha risposto comunque dicendomi: ah, ok, magari le proverò, ti farò sapere comunque se funzioneranno e tutto, eccetera. E di cosa parla comunque? Cioè, cos'è il codice aggiuntivo creepy di cui parlavi per quanto riguarda Error, che vi ricordate che vi ho parlato di quel codice? E gli ho detto un po' anche se ai tempi non è che sapessi parlare, cioè vabbè, un pochetto inglese lo sapevo parlare, dai, meglio rispetto al 2018, e ve l'assicuro, ai tempi del 2018 parlavo molto molto peggio. Questo era un altro dei commenti.
E poi, a parte quel tizio, sul mio video, questo qua di Sammy Farlands, che poi tutti questi video li ho anche messi comunque sul mio canale di Ora Zeraora. E c'era questo che ha detto: chi cazzo gioca l'alfa ai giorni d'oggi? Ma chi fa video riguardo a Creepypasta? Chi fa video comunque in cui semplicemente mostra la storia di Minecraft? Chi fa video in cui vuole fare qualcosa di un po' più originale? No, non è che... cioè... sembra così strano che chi cazzo gioca al Minecraft Alpha. Ma a parte cosa te ne frega, ma poi è un contenuto come un altro. Cioè, e poi leggi il titolo Herobrine è collegato a Minecraft Alpha. Lo saprebbe anche un mulo. Vabbè, ma cosa ci perdo tempo, guarda. Che tanto sono commenti andati, ma comunque volevo spiegare questa cosa. Poi avevo fatto che forse l'ho mostrato. C'era un video riguardante TechCourage che si chiamava Castle.mp4, anche se in realtà era un qualcosa di un po' diverso, nel senso che era un video fatto con l'effetto VHS del posto della base delle gemme. Della base delle gemme, e l'ho messo giusto così, anche se ci sarebbe. Cioè, sarebbe stato meglio aggiungere un po' di contesto, ma comunque. E mi ha commentato questo qua: Watch views, you happy, here you up, very good, pro cool. Che cazzo è? Era un bot di quei tempi? Vabbè, non lo so. Ditemi voi. E poi qua, vabbè, la solita cosa, comunque, tutte le newsletter che credo, sì, te le mandano ancora oggi, ma in realtà comunque è diverso. Rispetto a... che poi quando c'era ancora Susan, che in realtà è solo da un anno o due che non c'è più come CEO. La odiavo perché ha fatto tante cose brutte, non ha tenuto di conto ciò che gli utenti e gli youtuber volevano, quindi no, non la detesto. Poi quella di giugno di newsletter. Mamma mia, che tempi, però chi ha vissuto questi tempi anche gli anni prima, perché ho vissuto anche gli anni scorsi, dal 2016, soltanto che di commenti non ce n'erano, sfortunatamente, perché non è mai riuscito il mio canale ad avere commenti, cioè quindi un po' di views. Invece questo sì, è stato il primo di Minecraft che c'è riuscito, che però sfortunatamente poi l'ho cancellato. È peccato. Poi questo, cioè, Test My Anti-Null Mod, che è uno dei video che ho messo anche recentemente nella compilation di tutte le mod che ho provato, è questo che mette solo un sorriso enigmatico. Ma cosa voleva dire? Che poi il canale penso sia pure andato, non lo so. Borg Somn, boh, non lo so. Vabbè. E poi questo. What a bizarre thing, che cosa bizzarra. Beh, in realtà sì, infatti, perché qua ho provato error con il codice sorgente, quello là bizzarro e strano, che diciamo ve ne ho parlato nel video scorso. E sì, dai, il commento comunque dai, ci sta per quanto riguarda questo video. Questo è già al 2 luglio 2019. Che poi c'è anche l'ora, 5:03 pm. Poi c'era questo che si è iscritto al mio canale ai tempi, il 3 luglio, e vi dico una cosa, l'experimental update non l'ho scoperto guardando io un video a caso, ma credo l'avessi scoperto grazie a questo tizio ed è da qui che è partito il tutto, vedi la lore del mio canale, di tutti i video, è molto interessante e importante e credo che fosse proprio lui che mi ha consigliato e poi vi farò vedere perché c'è anche il commento e credo fosse proprio suo. Eccolo qua, Ugo Channel TV, sempre ad uno di quei video in cui provavo le mie mod. Ciao frate, non sapevo fossi italiano, comunque sono iscritto. Sarebbe bello magari
andare sul suo canale e dirgli: guarda, sono Jason Master, quello di Minecraft, non so se ti ricordi, se vuoi puoi iscriverti al mio nuovo canale dopo così tanti anni, se sei ancora interessato a queste cose. Perché no? Perché lui c'è stato per un bel po' di tempo e mi dispiace che poi semplicemente, sai, con quel fan comunque ci siamo persi, ma un po' con tutti, però a lui glielo direi perché comunque lui ha scritto tanti commenti, quindi ha guardato un po' di video. Chiedo se puoi fare una molte su entità come Red Sun e Lunar. Quello l'avrei tanto voluto fare, ma non so come fare, cioè è difficile. Soprattutto con MCreator non puoi fare una roba del genere, credo. Cioè, in realtà, però no, non saprei neanche come farla. Comunque sei bravissimo perché io ho fatica ad utilizzare MCreator. Vabbè, Minecraft Creator, però si chiama MCreator. E vabbè, MCreator l'ho utilizzato quando avevo 11 anni. Non è troppo difficile, poi dipende quanti anni aveva e ha questa persona, che non l'ho mai saputo e non me ne interessa, non mi interessa. E semplicemente ti ci abitui col tempo, non è così difficile. Poi bisogna anche dire che io ho iniziato ad utilizzare MCreator quando non era così difficile come quello del 2019, che è un bel po' diverso da quello del 2016 e anzi quelli prima ancora. Bisogna contare anche questo. Poi da lì mi sono abituato pian piano con quelli nuovi, quindi riesco abbastanza. Ed ecco qua un altro suo commento, questa volta di nuovo in inglese. Man, this is the version of the first Herobrine sighting. Sighting, vabbè, sight, no, sighting. Ma non si chiama così. Sci-fi. Aspetta, com'è che si dice? Sighting, non sightning, infatti sightning, mi stavo un attimo confondendo. Frate, questa è la versione del primo avvistamento. Herobrine Semi Farlands, era quello? Davvero? Eh sì, era quello. È vero che nelle Semi Farlands, vediamo se riesco a mostrare. Vedete, avevo provato proprio nella 1.0.1602. L'avevo, credo, fatto apposta. E ora andiamo al prossimo, che già qua siamo al 18 luglio del 2019, alle 11.10 di mattina. E poi qua. Aspetta, questo penso fosse il primo commento di tutti questi commenti che ci sono qua. Ma tu sei quello delle mode delle entità, ora ti ho riconosciuto. Già, avevo fatto vari video, come sapete, vari video di tanti tipi e magari non si era reso conto anche se il canale è lì e si capiva, ma vabbè. E poi mi aveva consigliato di leggere questa storia, Brine Entity, che poi qual è questa? E di fare. Ti ho riconosciuto perché eri quello che hai fatto la mod su di Null. Eh sì, è vero. Comunque leggi la vera storia di Herobrine, rimarrai a bocca aperta. Ah, è la vera storia di Herobrine. E credo di averla letta, infatti. Poi, no, la versione è l'alfa 1.0 e non la beta 1.0. Forse avevo detto qual è la versione comunque riscontrata. Poi non so se era. La mia risposta era collegata al link della storia, perché allora andiamo a leggere un attimo la storia, anzi prima, l'ultimo commento è stato questo, sì è quella, e già qua siamo al 21 luglio del 2019, e ve lo posso anche far vedere, cioè, semplicemente non voglio far vedere in caso la mia mail, perché non si sa mai se c'è, se non c'è, è un po', sapete, rischioso e un po' così. Poi la storia è questa. Togli 1.16.1 Java. Però penso l'abbiano cambiato perché non credo che avessero sicuramente messo 2020 perché io vorrei la prima versione. Quindi andiamo a leggere questo. Vedi che era di me, vedi? Vedi? Era di. Ecco perché 1.0 beta, ecco perché le ho fatto quella domanda, perché c'era scritto 1.0 beta. La versione di questa storia era molto diversa rispetto a quella che c'è ora, vedi?
1.0 beta, e infatti io non capivo, e lui mi ha detto magari la 1.0 alfa, e io credo a quel punto di aver provato la 1.0 alfa, ma poi la 1.0 alfa qual è? Scusami un attimo, perché poi boh, perché la beta 1.0 esiste, e ok, perché la versione, aspettate, ok, la versione 1.0.0 si chiama InfDev a parte, e soprattutto non è 1.0 alfa ma 1.0.0, quindi è già diverso, quindi magari era veramente la 1.0 beta. Potrei fare un test e vedere se succede qualcosa nella beta 1.0, che non l'ho mai fatto in realtà, e magari potrebbe essere un contenuto carino. Comunque, una cosa di cui volevo parlarvi. C'è questo video che vorrei un attimo vedere assieme a voi, giusto così. Questo posto mi dà Aspetta. dai brividi. Se ti metti in pausa, porco Giuda, mettiti in pausa. Ok, c'è questo qua. Qui, e vedi, qualcuno aveva, credo. O mi sbaglio? Aspetta un attimo. Ah, ecco, alfa 1.0.16.05.20 Cypress. Ecco, questa versione io c'entro con questa cosa. C'entro per un motivo. Allora, perché su uno dei miei canali, ma poi ne avrei potuto parlare dopo, però l'ho notato ora. Su uno dei miei canali, vediamo se riesco a arrivarci. C'era, eccolo qua, alfa 1.0.16.05.17 R4, che poi la mia è quella prima, perché lui, questi qua hanno messo la 0520 sul sito ufficiale, ma io, grazie a mie conoscenze, ero riuscito a giocare alla versione prima, avevo avuto l'esclusiva di questa versione ARG, quindi di storia, di Minecraft, Alpha, Cypress e di questi sviluppatori. Io avevo avuto, come dire, la possibilità di giocarlo prima. Poi avevo giocato anche Lilypad, questo sì, perché questo c'era. L'ho giocato anche questo, molto tempo prima. E non mi ricordo dove, vediamo, vediamo, vediamo. Questo no. Eccoli qua. Avevo giocato a tutte queste versioni. Lilypad, Preview e Preview 2, che poi non era neanche così semplice, riuscire a mettere, a far funzionare quelle robe, però c'ero riuscito. E volevo dire giusto questa cosa, una piccola cosa in più prima di, che tanto ne parlerò. Tanto ne parlerò di queste cose e magari un giorno qualche video su qualche versione creepy, visto che un po' mi manca provarne, potrei farlo, in effetti, perché no? Ora torniamo ai commenti, però lasciamo questa cosa di queste versioni creepy di cui ho avuto la grandissima esclusiva perché io sono io e come me non c'è nessuno, vabbè, la smetto, però è vero. Io sono riuscito a fare tante cose nella mia carriera e devo essere sincero, una di queste è stata proprio questa di riuscire ad essere il primo, e giuro, perché grazie al mio canale, grazie al mio canale, che è questo qua, però non mostro altro, che era il primo e unico canale che si è focalizzato solo su versioni creepy, tutti sapevano di questo canale, tutti. Quelli che avevano a che fare con queste versioni creepy, tutti, tutti, nessuno escluso. E veramente, raga. E c'era questo team che aveva fatto questa versione, queste versioni ARG, e io sono stato invitato, ormai lo dico perché tanto è passato comunque tanto tempo e quindi ormai non è più tanto importante, questo team russo, americano, non mi ricordo, e mi ha detto se vuoi puoi dirci quello che ne pensi a riguardo, mettendo comunque il video, però mi raccomando non mettere il link. Cioè in realtà non me l'ha detto e io per...
Io l'ho messo, però l'ho subito tolto, quindi nessuno credo sia riuscito a scaricare il gioco, fortunatamente. L'ho messo, in realtà l'ho messo perché qualcosa non mi era andato giù, qualcosa non so, non mi avevano informato su certe cose, mi ero un po' incavolato e l'ho fatto quasi come dispetto in realtà. Però vabbè, cose personali, chi se ne. Soprattutto perché parliamo dell'anno scorso di luglio, giugno, luglio, agosto, quindi ormai. Anche perché, guardate, Lilypad, poi ci sono gli altri, e c'è 20, ma del 17 Cypress, che è quello che ho giocato io, non c'è nulla, non c'è nulla, perché sono stato l'unico che è riuscito a giocare quella versione, l'unico, letteralmente, a parte il team di sviluppo, l'unico, l'unico. E con questo mi raccomando il supporto, perché ne vale la pena. E dai. Comunque dai, ora basta, torniamo ai commenti del 2019. Eccolo qua, l'avvistamento è successo a maggio 2009, quindi cerca qualche versione là. Comunque i rumori inquietanti sono stranissimi. Questo era un altro video. Ah no, invece ho provato alla. No, 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 invece ecco perché ho provato l'Alpha 1.0. Perché vi ricordate, e basta vedere comunque i miei video. Aspettate qua. Aspettate un attimo. Io ho provato l'Alpha 1.0 e io mi sono detto, l'avrò provato perché magari mi è venuto in mente come contenuto che potevo portare e quindi ci poteva stare. Ma la Alpha 1.0 che ho provato, l'ho fatto per questo motivo. Dov'è, dov'è, dov'è? Alfa 1. Ma dov'è? Aspettate un attimo che per trovare qua un'ora. Eccolo qua, Alfa 1.0 in dev, in realtà credo si chiamasse, ed è per quello che era questo. Ed ecco spiegato il motivo del perché ho fatto quel video. L'ho fatto perché assieme a questo utente, questo fan, abbiamo visto comunque quella leggenda di Creepypasta che magari Herobrine era stato visto anche nella in-dev e quindi ho deciso di fare questo video particolare perché non volevo fare il solito video semplicemente nella alfa e basta, ma a parte che comunque l'avevo fatto. Ma decisi di fare questo video per provare in un'altra versione, infatti l'in-dev, che poteva essere un qualcosa di molto molto particolare. Ora un attimo che sistemo quella volta. Ok. E sistemo anche in dev alfa 1.0, giusto perché vorrei in dev. Però non posso. In dev. Lo metto nella descrizione allora, alfa 1.0, che in realtà sarebbe 1.0.0, però va bene. Perfetto, così almeno l'ho scritto e magari per chi scrive alfa 1.0 gli appare il video. Vabbè, giusto così. E quindi sì, grazie a questo tizio qua, a questo ragazzo qua, comunque mi avrà detto. Prova a fare quel video e vedi. Quindi lui è importante per il canale perché mi ha fatto, mi ha aiutato comunque a fare dei video che anche ora hanno avuto 100 visual. Per questo penso di volergli scrivere poi per vedere e magari vi farò, vabbè, vi farò sapere no, perché chi se ne frega comunque. Però vedremo se mi seguirà oppure se è ancora attivo oppure chi lo sa, vedremo. E anche se si ricorderà di me. Comunque 21 luglio 2019. E poi ecco qua la stranezza. User 0 sighting che l'ho messo. Anche il video su Zeraora in cui ho avvistato user 0. E ai tempi c'era questo qua. Non mi ricordo se aveva il nome user 0, ma credo che avesse il nome null. E mi aveva scritto così, magari era roleplay oppure semplicemente non c'aveva nulla da fare e voleva divertirsi. Io sono stato al gioco, giusto così. Perché mi hai evocato? Ma non ho evocato null, ho evocato user 0, è un'entità diversa. Ti stai un po' sbagliando null. Penso che hai bevuto un po' troppo. Vabbè.
che poi mi scriveva: "Non ce la farai mai, evoca il me vero e te ne pentirai. Trova qualche modo di me dove magari ti attacco e ti one shot." È certo, perché tu non potevi far nulla da te. Vabbè, è ovvio. È tutto fake, ci mancherebbe, ma è ovvio. E ti one shot così è più divertente. Certo. Non trovo. Forse intendevo, cerca tipo la mia mod di null perché l'ho messa su Planet Minecraft. E lui disse: "Non trovo." Magari avrei potuto mettergli il link e così lo trovava, boh. O magari gli ho detto tipo: "Guarda, ci sono stati altri avvistamenti di altre entità." E lui ha detto: "Non trovo." O tipo questo: "I love you 000 sighting," di cui ne ho già parlato in qualche video di Zeraora. E lui ha detto questo, forse è riferito a, sempre a quello, ai messaggi che gli ho scritto comunque. Che qua riguarda più Mojing. Oppure, vabbè, Handcraft, ma Mojing comunque. Quella creepypasta lì, di quelle entità. Ed ecco qua, il commento alla mia mod. Avevo provato anche io questa mod, ma è debole, con gli attacchi corpo a corpo. Se ne spawni uno dentro l'altro, nella mia mod appare un mini null. Io ti saluto. Vabbè, è ovvio, perché è una mod fatta apposta. E sono stato uno dei pochi, e tipo l'unico, a creare una mod per Minecraft Java. C'era qualcosa per Minecraft Bedrock, ma neanche Bedrock, ai tempi si chiamava comunque Pocket Edition, o Bedrock no, non c'era ancora, o comunque era diverso il tutto. E quindi sì, comunque la mod per come è non è male, anzi. Poi c'era questo che si era iscritto al mio canale. Spitfire Nero. E poi lui mi aveva pure chiesto questo qui nella Alpha 1.0 in dev, puoi dare il download del mondo? Ovviamente no, perché vabbè, cioè non so se gliel'ho dato, però soprattutto non sapevo come tirare fuori il mondo da una versione così vecchia, cioè in realtà sicuramente era possibile, ma non ero troppo bravo con queste cose. Ora lo sono molto meglio, molto molto di più ovviamente dal 2020-21 in poi, però prima non lo so se nel 2019 lo ero. Comunque 23 luglio era la data di questo commento. Poi c'era questo commento che diceva che c'era un nuovo aggiornamento della 1.9.0, ma grazie al cavolo, il mio video M-Creator era un remake di un video originario del 2016. È ovvio che è una versione più vecchia che ho provato apposta per quello. Cioè, è ovvio. Poi sì, l'ho messo nel 2019 senza un contesto, eccetera, e ora invece su Zeraora ho detto un po' tutto riguardo tutti i video, tutti i contesti e tutte le cose comunque di cui c'era bisogno di parlare. Cioè, tipo, M Creator, non potevo mettere il video così, dovevo fare una breve introduzione al video e dire: "Questo video è basato su re cioè un remake di quel video del 2016 dove ho utilizzato quella versione, eccetera." Quindi dando il giusto contesto, come giusto che sia. Poi c'era questo che all'avvistamento di White Enderman, che ovviamente ci doveva essere uno di questi, anzi era strano che fino ad allora non ce n'era. White Enderman Sighting Mod. Come vuoi tu, anche se in realtà non era una mod, però credi quello che vuoi credere, non mi interessa. E vedete, quindi già pian piano iniziavano un po' le visual, eccetera. E in realtà in un video, aspettate, e ciao. È partito il video, non si chiude mai prima, è sempre lento sto YouTube del cazzo. Volevo farvi vedere una cosa. Aspettate. In uno dei video delle entità di Minecraft che ho provato. Aspettate, qua forse. Madonna, non mi ricordo. Qua? Perché c'era una parte dove andavo e si vedeva il mio vecchio canale YouTube del 2019.
Però vedo che non c'è nulla. Forse qua? Non credo però, eh. No. Era un po' più qua, non mi ricordo. Aspetta, proviamo a vedere. Qua si vedeva la mia pagina. Aspettate, la mia pagina di quei tempi di Planet Minecraft. Che tempi, madonna mia. La mia pagina di quei tempi in cui mettevo anche i miei video, cioè sponsorizzavo anche i miei video perché avevo messo il mio account Planet Minecraft come account di YouTube in cui poi mettevo tutti i video. Quindi c'era il seed, quello là infestato di Minecraft, che l'ho messo anche su questo canale. Poi ho messo Esploro la 1.7.10. Cos'è che avevo messo? Non si vede. 1.7.10 Farlands, sai che non lo so, eh. Poi c'è Raining at Night, quindi quello là dei suoni di Minecraft, della pioggia. Però quel Esploro 1.7.10 cos'era? Sai che non mi ricordo. Cioè, perché allora, cos'è che ho messo fino ad ora? Forse questo? Forse era questo quello che ho esplorato? O questo? Perché questo è il seed maledetto di cui ho messo i video lì. Magari era questo. O questo tipo era il mondo 1.7.10. Forse. Vediamo un attimo. Perché non vorrei che magari quel video l'ho perso e manco me ne ero accorto. Perché con così tanti video, sai com'è? È difficile riuscire a tenerli tutti. Test. E non c'è. Eh no, Semi Farlands, esatto. Il video di Semi Farlands era della 1.7.10. Ok, lo aggiungerò nella descrizione, giusto per mettere la versione, se non c'è già. Perfetto, ora è tutto a posto. Torniamo ai... Cioè, però, no, non posso tornare ai commenti. C'era un video in cui si vedeva il mio canale, vorrei tanto farvelo vedere. Mannaggia. Ok. Eccolo qua, qua si vede il mio canale di quei tempi, Jason Master. Vedete, c'era anche channel intro, che vabbè, non lo metto perché non è un video di Minecraft, cioè poi cosa metto? Poi non so neanche se ce l'ho ancora, dovrei cercare i miei CD di quei tempi, cioè del 2020 in cui ho messo tutti i video per cercare di salvare anche altre cose in più. Per quanto riguarda che poi ai tempi i video unlisted e privati si vedevano, cioè potevi vederli, ora non è più così come vedete. Poi guardate com'era il tutto, il background, tutto quanto, c'era tutto diverso. Avevo messo Gemcraft, avevo messo Leonard vs Wither Boss, il come è nato il deserto, il seed maledetto, tutti quanti i video, il video della pioggia, il suono della pioggia, io contro l'Ender Dragon, io che trollo su Hypixel, Gemcraft, i server maledetti, i video, quello là del ARG del 2017-18 dell'entità, e questo. Vediamoci altro. Che poi qua, ah, guardavo le notifiche. vabbè. Che tempi, ma veramente che tempi, mamma mia. Che io in realtà avevo sul mio PC da qualche parte una foto del mio canale del 2018, Slender Nightmare, in cui avevo messo tutti i video di Minecraft che molti li avevo anche persi, li ho dovuti rifare. E lì c'erano proprio quelli originali e c'era anche altre cose. E sarebbe bello mostrare anche quello screen che non so se l'ho mai mostrato. Non lo so. Comunque, allora, torniamo ai commenti. Questo commento era del 24 luglio 2019. Ma questo rompeva sempre, cioè lui non diceva magari video bello, anche se comunque se lui lo pensa, perché poi se è fake o no. Chi se ne frega comunque, cioè può essere sia fake o anche vero, l'importante comunque se intrattiene o no. Lui no, non ha detto intrattiene però comunque texture mod, no, lui non faceva altro che rompere, texture mod, 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 oh, goditi il video e basta, cioè,
Io boh, anche qua il Bloody Creeper Sighting, non quello delle Farlands, ma quello normale, che c'era anche quello. E beh, per avere comunque questo commento un po' diviso, sicuramente le avrò fatte. Ed era così, un po' diviso le avevo fatte in generale. Qua la newsletter di agosto. Poi qua vabbè, tante robe comunque. Vabbè, robe un po' così a caso più che altro di YouTube. Poi vari video che avevo messo verso agosto, quindi tipo Eevee Bot, Herobrine, cose del genere. E in più ecco qua il commento di cui vi parlavo. Ugo Channel TV mi ha detto scarica questa texture il 16 agosto 2019 alle 8:29 di pomeriggio, quindi di sera in realtà. Scarica questa texture. Che era l'experimental update, un hacker ha scoperto sta texture dalla Mojang e evoca Null e Sister Lucy. Crea Eva a Null, ecco perché l'avvistamento di Null, vedete che tutto ha senso. Ecco perché poi avevo fatto quel video in cui ho avvistato Null, vedi come è tutto collegato, porca troia. Crea un mondo con nome Test e Sid, sempre, e Sid sempre Test. E infatti ecco come sono riuscito poi a fare l'avvistamento come si deve. Vedi? Mentre la prima volta che ho provato l'experimental update, non credo di aver messo, cioè forse l'avrò messo test e test, e avevo fatto il video di un'ora. E poi, prima o dopo, non mi ricordo ora, avevo fatto anche il secondo video in cui ho avvistato Null, veramente. E lì poi il video si è stroncato perché poi il mondo è andato, eccetera, quindi sarà glitchato tutto. E peccato che non ho quel video, perché quello di un'ora chi se ne lo posso rifare tanto. Ma l'avvistamento no, era veramente bello e fatto bene in generale. E anche comunque come avevo editato il tutto ci stava, dai, anche se era corto, però ci stava. E avevo avuto comunque, non mi ricordo se un po' di visual, però credo di sì. Era grazie a Ugo che avevo iniziato con l'experimental update, vedi? Vedi? Poi commenti che avevo avuto anche qua un po' di visual a questo video, che era il remake del 2016 con la mod cioè, di Lion, quindi tutte le skin e i personaggi, quindi di Lion, Anna, eccetera, versione scuola di Minecraft, versione normale, e c'è questo o questa che ha scritto che mod è bellissima, grazie. Come hai fatto? Sei stato bravissimo. Ci sta, ci sta. Comunque la mod, cioè nessuno ha mai fatto credo una mod riguardo a Lion, o comunque fino ad allora, quindi sono stato anche lì uno dei primi, credo. E poi ero entrato sul canale di Ugo Channel che aveva fatto questo video e io avevo scritto ciao bel video e lui mi aveva messo il cuoricino al commento. Ci stava. Perché anche lui aveva fatto un video riguardo Herobrine, quindi anche lui faceva contenuti di questo tipo. E poi ecco qua, hai visto la tua prima entità LOL, ecco il commento che non era in inglese ma in italiano ed era di Ugo. E gli ho detto, ma in realtà ne ho avvistate tantissime, guarda il mio canale, di tutte di più, l'Enderman rosso, Green Steve, altri follower di tutti di più, non so alla fine quali video avevamo messo e quali no. Comunque, poi c'era anche questo commento. Ho fatto, non so, cosa intendessi, non lo so. Forse di mettere like, ma io non chiedevo, ma va, ma che senso, non lo so allora. Qual era la connessione di questo commento, su cosa si basava, non lo so. L'argomento comunque. Ah, tipo di sponsorizzarmi, magari. Eh sì, perché l'avevo chiesto se poteva magari sponsorizzare e mandare il mio canale. E quindi sì. No, l'ho portato un altro 2 giorni fa, sempre che ho consigliato io, però ti faccio sponsorizzare nel suo gruppo perché ha più di 1200 iscritti. Questo è il suo video, è fantastico. Funziona ancora? Perché vi ricordo che fatti questi commenti, no, forse erano sempre sul mio canale, in realtà, non sul suo. Eh no, quel video, il video fantastico di cui Ugo parlava, non c'è più. Vabbè, che si curerà,
Non lo so se di Minecraft, in realtà non lo so, di cosa fosse, ma vabbè. Quel che era, era. Ora non c'è più. Il download di qualche mondo dove hai visto delle entità, guarda, l'avrei voluto io, sinceramente, perché non ho più avvistato nulla e sinceramente vorrei veramente tanto trovare un mondo in cui poter avvistare cose, vedere tante robe, cioè vorrei veramente tanto riuscire a fare questo tipo di cose di nuovo anche al giorno d'oggi. E qualcosa ero riuscito a fare, ma riguardante un'altra cosa. E qua siamo già al 3 settembre 2019, quindi già verso la fine dell'anno. E da qui in poi ormai manca pochissimo alla fine di questo video, perché poi dopo non ci sono più commenti, sicuro avrò cambiato il canale, eccetera. E peccato è che volevo veramente tanto avere iscritti, eccetera, e non funzionava, perché ai tempi l'algoritmo era ancora più di merda rispetto ad ora. Ora l'algoritmo YouTube ha fatto in modo che ti aiuta con gli iscritti e se sei uno YouTuber piccolo, ora ti aiuta e lo potete vedere comunque anche dai miei video. Ai tempi no, no. Era tutto uno schifo, veramente, dal 2015 in poi tutto uno schifo. È la verità. E io ci stavo molto, molto male, perché io volevo veramente tanto essere conosciuto, eccetera, eccetera, e non andava. E ti demoralizza veramente un sacco finché non ho deciso, guarda, i video allora fanno schifo, sarà quello il problema. In realtà no, non è quello. Non è quello. E l'algoritmo di merda di YouTube, fortunatamente dal 2023 l'ho capito. Da fine 2022 e inizio 2023 in poi. Quella è la verità. Ormai lo so, ho un altro modo di pensare, ho un altro modo di vedere le cose, sono cambiato in generale, tante cose sono cambiate comunque. Questo è uno delle ultime due mail del 13 novembre 2019 che riguardava un importante cambiamento che riguardava la legge Coppa, che mi aveva un po' fatto cagare addosso del fatto perché si parlava della multa che ognuno avrebbe preso, anche i 3.000 euro, c'è cioè una roba fuori di testa, e io mi ero messo a cancellare di tutto e di più per cercare di non avere problemi, e era spaventosa ai tempi, voi non avete idea, è stato un qualcosa che mi ha un po' fatto strizzare le chiappe, diciamo così, però invece no, era una cazzata, quindi non è successo nulla, ma per un po' di tempo, fino al 2020, ho avuto un po' di caghella, ho avuto un po' di caghella. Come non detto, mi ero mancato un sacco, e dico un sacco di mail che c'erano prima. Questa è la newsletter di settembre. Come vedete, vabbè, sempre altre cose di questo tipo, vabbè. E questo. E poi ecco qua. Minecraft Experimental Update spaventoso. E ha commentato sul mio video. Il video del disco di Sister Lucy. Mi spoileri se l'hai vista. Perché io. Questo quindi era il mio video. Credo di sì. Era il mio video spaventoso Ita. Ed è la prima volta che metto Ita. Però l'ho messo perché magari, boh, attirava più le persone di più, non lo so. E questo è il video in cui ho avvistato l'entità, quella di cui vi parlavo, il video fantasma che non ho più. Quindi lo state vedendo ora, il titolo del video che non ho più e non so neanche se un giorno riuscirò a farlo vedere. Di ricrearlo non so se ha senso, o comunque di cercare di riavvistarlo sempre in un'isola deserta dove era ambientato il video originale, perché fortunatamente la buona memoria ce l'ho e mi ricordo anche dove era avvistato. Potrei cercare con Wayback Machine di ripristinarlo, ma non credo che possa farlo, perché io sono anche un Lost Media Finder, uno dei migliori di sempre, in realtà. E non credo di riuscirci, sfortunatamente, perché non era un video così conosciuto. È un grosso problema, perché questo era l'unico video importante fra tutti, perché di tutti ce li ho i video, c'ho tutti i video, e questo era l'unico che dovevo averlo, perché per il resto ci avrei avuto tutto e mi mancava proprio questo. Che palle, è un'ingiustizia. Del 7 settembre 2019 e come vedete non c'è, non c'è, non si può far nulla. Mannaggia quella puttana.
solo se è da qualche parte, ma non c'è. Per come ho fatto a perdere, ma io ho messo tutto. Io ho messo tutto su Mediafire, poi l'ho messo su dei CD, non lo so in realtà, penso di averme sui drive, no, sui drive non mettevo le cose, credo almeno. Fino a, no, a quei tempi non mettevo nulla sui drive, sfortunatamente, se solo avessi avuto quella se solo avessi avuto quell'intuizione di farlo, sarebbe stato molto meglio. E invece, vabbè. Allora, andiamo agli altri commenti. Che poi anche questo, Ladovric Harry lo conosco da un canale ancora più vecchio in cui archiviavo video creepy di youtuber molto conosciuti, creepy, tipo Midsleep, Nzombie, 01A51CD0, eccetera. Awake, quindi cose del genere, e anche user 666, eccetera, però in realtà più che altro 01A51CD0, e avevo, vedete, provato Minecrafthex.exe e mi aveva mandato questo video qua. Cos'era? Ah, era un video suo in cui provava, vabbè, il disco, semplicemente questo. vabbè, però, oh, guardalo, l'aveva avuto le tentative visual. E se io facevo un qualcosa, se io facevo un qualcosa di come si deve, no, ma giammai, non avrei avuto per nulla visual. Sempre sta sfortuna ho avuto ai tempi, giuro, era una rottura. Comunque magari gli scriverò anche lui e magari guarderà il mio canale, non lo so se gli piace ancora Minecraft, perché comunque sono passati 5 anni, raga, bisogna anche contare questo. Vorrei, perché comunque sono stati due persone importanti, questo soprattutto per l'altro mio canale, non per quello di Minecraft, e poi Ugo per quello di Minecraft, quindi penso che scriverò a tutti e due e vedrò. Ecco, se vedrete dei iscritti in più, allora vabbè, o sono altri o comunque sono loro, ma tanto chi se ne, volevo dire solo questo. Sarebbe comunque bello, ecco. Che comunque degli iscritti c'erano, però non so se erano degli amici di Ugo oppure no. C'era questa, Milena Leone, che mi aveva seguito il 11 settembre 2019. E poi ecco qua, bro, sto facendo un video in cui spiego l'experimental update e ci sei tu. Ah, che bello. Ah, ci sono io. Oddio, potrebbe. Oddio, raga, potrebbe aver salvato il mio video. Guarda che potrebbe aver salvato il mio video. Aspetta, andiamo sul suo canale. Madonna. Raga, potrebbe aver salvato il mio video. Non scherziamo. Wow. Un anno fa, vedi, è stato attivo fino a un anno fa. Andiamo indietro nel tempo. Potrebbe aver salvato il mio video. Sarebbe pazzesco. Ti prego, dov'è il video in cui ha spiegato cos'è l'experimental update? Ti prego, ti prego. Ti prego, dimmi che c'è. Ti prego, perché voglio veramente riuscire a salvare il mio video. Nulla avvistato. Magari questo? Non lo so, non lo so. Allora, calmi. Intro for Leo. No, questo è un altro, non mi interessa. Vediamo un po', 6 anni fa, non lo so, Vediamo. Minecraft Mysteries, tipo in cui magari. Ci sono azioni che possono. Madonna mia, sti pubblicità di merda di Google Chrome che ha implementato e doveva rompere, eh. Vediamo un po'. Ah, tipo lui credo. Le entità non esistono. Non c'è nessun file nel gioco che le aggiunge. Sì, ma no, era piccolo, madonna. Non me ne sono mai accorto in realtà. Vabbè, che in realtà anche io avevo 16 anni ai tempi, comunque. Ai tempi avevo 15-16 anni nel 2019. E raccontava, sì, sicuramente di. Video nera. La nube chiamata è noto proprio di ciò. E si metteva dei video, quindi potrebbe aver veramente messo anche qualcosa del mio video. Sarebbe bello, speriamo. Speriamo veramente. C'era questo video in cui riguardava null. Cioè, sì, null, c'è scritto leak. Riguardava leak. E cercava tipo di avvistarlo, comunque ne parlava. Ah no,
Aspetta, puoi evocare Lick senza mod? Non lo so. Poi questo, Main, che era il mondo, poi, che ai tempi non lo conoscevo, ma poi in realtà lo... Cioè, in realtà forse sì, però non ci ho mai badato e ho fatto solo nel 2023 un video a riguardo. Anzi, due. Vedrò quale mettere, se uno o tutti e due. Vediamo. Qua tipo lui provava per 2 ore, porco Giuda, più di me, a cercare Herobrine. Per 3 ore a cercare Herobrine nella versione di Minecraft Alpha 1.2.3.03. Ah! Quindi c'era già ai tempi la versione 1.2.3 fatto 03, c'era già dai tempi? Sei serio? Credo di sì. Quindi già dai tempi c'erano queste versioni. Pazzesco. Che poi io sono stato un maestro e li ho giocati tutti dopo. Questo, vediamo un po'. No, nulla. Download mondo, nulla avvistato. In quale mondo però? Potrei magari scaricarlo, c'è ancora? Ah, non c'è più, peccato. Magari avrei potuto fare un video per vedere se, boh, succedeva qualcosa. Niente. Vabbè. Anvil Seed. Anvil O, versione 1.14.4, mod nessuna. Che mostri prove l'esistenza di alcune entità tramite strani seed, mondi o codici del gioco. Il video è 1000 reali, ma non lo so. Però comunque. E qual è il seed? Ah, Anvil O. Beh, potrei tenere in considerazione Ugo e mi iscrivo anche perché comunque. Perché no? E poi li scriverò io in privato poi dopo. Caveman, anche questo che era un seed. E vedi, c'è solo di Seed, eh? E lui si metteva lì e li esplorava. Molto interessante, Ugo. Ma riguardante... come che si chiama? Avrei potuto magari giocare con lui e fare dei video, eh? Poteva essere bello, non ci ho mai pensato, sinceramente. Ma anche perché il mio account era andato, vi ricordate comunque il problema dell'account con Microsoft? Ecco, non è che potessi fare... Cioè, in realtà magari potevo, ma doveva creare lui un server. Quindi, però poteva aggiungermi. Avrei dovuto provare, eh. Però ai tempi ero molto riluttante di fare queste cose, quindi no. Cioè, aveva pure provato Error 400... Cioè, vedi, tutti i video che poi ho fatto io nel 2021 e che hanno avuto un puttanaio di visual, ma veramente voi non avete idea di quanto. Sono stato l'unico canale che ha portato, cioè ho fatto un record mondiale di tutte le versioni che ho giocato. Ero il canale principale per quelle cose, tutti mi conoscevano come tale. Tutti mi conoscevano come tale. Herobrine dagli occhi, vabbè, ma questi sono tutti giochi. Fanmade creepy version, quindi questi non sono importanti. Io voglio l'experimental update, voglio vedere il video in cui ne ha parlato. Vediamo se riesco a trovarlo, perché secondo me l'unico che potrebbe averlo allora è Ugo e spero che non l'abbia cancellato. Dai, ti prego non averlo cancellato, ti prego. Come abbiamo evocato? Boh, questo magari. Main non è importante, Blue Brine 6.6.6, One Night e Coronavirus, però vedi, ha fatto tempo dopo, e allora no, Blue Brine è un'altra versione, e da allora non ci ho più parlato con lui, perché ho cancellato l'account e tutto, è peccato, veramente peccato, eh. Lui è andato avanti, ha fatto, ma anche lui comunque non è che sia, vabbè, capite? Poi ok, non ha neanche fatto experimental, ti prego. Oh, aspetta, aspetta. Qua magari? Forse qua? Ti prego. Però no, no, questo non è. Non credo proprio. No. Peccato. Non ha mai fatto quel video dell'experimental update. L'unico che mi serviva non l'ha mai fatto. O comunque l'ha cancellato. Peccato. Mannaggia, oh. Come l'hai evocato? Di cosa si tratta? Ho fatto un video e ci sei anche tu. E non c'è il video.
Mannaggia, non c'è. Spero non si sia visto qualcosa che non si doveva, però vabbè. Comunque, sì, questo è peccato. Sto facendo un video in cui. Ah, sta facendo, poi se l'ha messo. Pecca Madonna, ma che pizza, oh. Mi dà un fastidio. Vabbè, questo era, ragazzuoli. Questo mio video che non c'è, mannaggia. Peccato, era veramente bello quell'avvistamento. Vabbè. Che ci puoi fare? Doveva perdersene uno, di video. Ma nelle playlist nulla? C'è proprio un cavolo? È nulla. Nothing. Nulla di nulla di nulla di nulla di nulla. Non credo sia nulla trovato nei file, ma non credo che abbia messo, di nuovo pubblicità. Non credo che abbia messo il file, cioè il mio video qua. Non lo so, vediamo un po'. Minecraft. E il mio video non c'è. No, c'è un video di un altro, ma non il mio. Ah, che tempi. Che tempi. Poi come l'hanno fatto poi questo video così, quelli di parliamo di videogiochi. Chi lo sa. Ok, ragazzuoli, spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso lasciate un mi piace, anche perché è già tardi, devo fare un'altra cosa tra un po'. Comunque se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video, mi raccomando. Condividete i video con tutti quanti per supportare il canale ancora di più. Ora avete visto una parte del canale che avevo nel 2019 ed era importante comunque, dai. E che altro? Avrei voluto far vedere un'altra cosa, ma non mi ricordo cosa. Ah sì. Vi voglio far vedere una piccola cosa extra. Nel 2017, e anche nel 2019, nel 2017 avevo creato un account fanmade, così giusto per, chiamato XXFramboXX, basato sull'account di Fran di Lion, per cercare di far finta che ero lei, eccetera. E intanto mettendo tre video a caso di contenuti che facevo sul mio account normale del 2016, e ovviamente l'account del 2017 era prima di perdere l'account del 2016, e il PC è quel che era, quel laptop. E c'è ancora, l'account del 2017 c'è ancora disponibile, perché non c'ho, cioè la mail ce l'ho, ma la password no, e non posso recuperarlo per toglierlo, perché il problema è che poi YouTube e Google hanno detto che se tu non entri dal 2023-24 in poi, almeno una volta in 1 o 2 anni sull'account Google, te lo cancellano. Te lo cancellano e in realtà non avrebbero neanche il permesso, ma qua fanno quel cazzo che vogliono, sti infami, quindi questo è. E ve lo voglio far vedere, l'account del 2017, vediamo se riesco a ritrovarlo. Eccolo qua. Aspetta, XXFranboXX Frambo. Mamma mia, sono la nemica di Lion, lo odio. Creato il 6 gennaio del 2017 questo account. E molti avevano anche commentato credendo che fosse il vero. Pazzesco. Mamma, poi iscrizione vuol dire tipo quelli che si sono iscritti a lei, non capisco. Perché io non ho usato questo account. Non credo che qualcuno l'avesse utilizzato, non lo so. Ah no, ho utilizzato questo account. Sapete perché? Il vecchio account l'ho utilizzato per altro. E quindi quell'account che era collegato a questo account, l'account del 2016 che poi ho ritrovato, è quello che avete visto sotto, che poi l'ho cambiato in altro e non è importante. Guardiamo i commenti. Questi erano semplicemente dei video così, cioè effetti così.
delle cose così a caso. E poteva anche sembrare che tipo lei fosse una gold digger o una roba del genere. Lion è bravissimo e bellissimo, ti seguo solo perché voglio vedere i tuoi video. Great. Madonna mia. E qualcun altro ha scritto no, come se fosse lei quella vera. Ma non lo so, perché poi Fran non so neanche se è vera o un'invenzione di Lion. Qua 3. E qua ci sono altri commenti. Aspettate. Fran, ti sto cercando da un po' di tempo. Madonna mia. Non puoi sapere se è quella vera. Beh, 6 anni fa, 4 anni fa. Mamma mia. Tu Lion non lo tocchi. Secondo tutti noi. Però Lion è cambiato, non è più. Cioè, quindi anche le cose di Fran ormai non sono più neanche così tanto importanti ormai. E poi c'era questo. No, che cazzo sto facendo? Questo. Forse sono un po' insistente. Ah, per il fatto magari che continuava a mettere. Ah, guarda qua quanti altri commenti. Fra, mi fai schifo, vero Leone? Ai tempi si faceva sta cosa. Altro che ora. A me no, perché. Su Akiniton. Akinator magari, oppure non so cosa voglia dire. E se serve di Lion. Che dici vendere droghe insieme al mercato nero? Sul server di Lion, perché c'era ma mafia e droghe, quindi aveva senso. È fake, secondo te questa è fake? Secondo te questa è quella vera? E ora con questo video sto facendo capire che non era vero, che era il mio account di quei tempi, e lo era davvero, perché c'ho anche la mail, ve lo giuro. Lo era davvero. E questo è. Che poi playlist no, non c'era nulla. Questo era davvero il mio account, ve lo giuro. E quel canale di sotto è un'altra cosa, ma non è importante. E questa era l'ultima cosa che volevo farvi vedere. Quindi mi raccomando, supporto. Condividete i video con tutti quanti per supportare il canale ancora di più. L'avrò già detto, ma lo ridico. E come sempre ci vediamo ad un prossimo video. Sarebbe bello recuperare anche questo account, giusto per tenerlo così o comunque, perché non voglio che scompaia, perché non posso entrarci, c'ho la mail ma non la password e il numero ovviamente di telefono non è più quello con cui verificare, non posso fare nulla. E ho messo una password riferita a Fran, quindi era una password un po' così, ma è impossibile da recuperare e questo è. Vabbè. E con questo concludo questo video e ciao a tutti raga. E come non detto, ce ne sono altri di commenti, mannaggia. Cioè, tipo questo, 1.14.4, lingua inglese, puoi fare il video domani. Qua forse intendeva per Sister Lucy, non lo so. Poi qua c'era sempre questo Ludovric Harry, che poi ho già scritto comunque ai due. Una ship, qua vabbè, mi ha un po'. Qua non avrebbe dovuto. O magari era un. Cioè, mi aveva inviato un qualcosa che poteva essermi utile, ma non credo. E poi grazie. Non lo so, non mi ricordo. 31 agosto. E poi questo. Mojang Creepypasta non esistono. Ed ecco qua, esistevano. Realmente l'hai avvistato? Eh sì, eh sì. Peccato che non c'ho il video. Peccato, veramente. Era questo. Ma non c'è. Non c'è più il video. È inutile, non c'è. Solo se ce l'hai tu da qualche parte salvato, allora me lo puoi mandare perché io non ce l'ho più il video. Magari l'ha salvato lui, sarebbe bello, non lo so. In caso se mi risponderà perché mi sembra che non è più attivo, allora glielo chiederò. Comunque questi sono dell'1 settembre, ma si vede anche. Poi mi dai il SID Cyberbyte 7, anche questo, frate, hai il SID. Però quei siti erano troppo complicati e non potevo neanche copiarli per bene. Quindi era un po' complicato metterli su YouTube e anche per quello non potevo darglieli. E questi sono del 3 settembre 2019. E poi questo, il video del disco di Sister Lucy, mi spoileri se l'hai vista. E poi, che altro?
È questo, del 4 ottobre 2019, che è stato tipo l'ultimo, prima di chiudere poi e basta. E io avrei voluto fare, e l'avevo anche iniziato a fare il video di Sister Lucy, ma non l'ho finito perché non sono riuscito. Da solo non riuscivo a fare comunque video di creepypasta, eccetera. E serviva proprio qualcuno che mi potesse aiutare e non potevo farlo da solo e mi sono anche rassegnato, anche non solo con questo video ma anche col canale. C'ho ancora il video di Sister Lucy. Quello là incompleto, ma non l'ho mai messo. Ed è qua che è finito tutto quanto, ecco. Quindi ora sì, ciao a tutti, raga, perché ho finito tutti i commenti.